questo numero del Salus TG. Ben ci venga della Nau Campania. Daspo da ospedale per chi aggredisce i medici. 6,5 milioni di euro per la ricerca indipendente sui farmaci. Bando AIFA 2018. Scoperta nuova causa di epilessia e autismo. Studio Gaslini Nobel. Pene severe per chi aggredisce un medico. In questi casi bisognerebbe procedere con il DASPO, come si fa negli stadi. Chi aggredisce un medico lede anche il diritto alla salute degli altri cittadini. È la provocazione lanciata da Vincenzo Bencivenga, segretario regionale Campania della Nau Assumed, in occasione del flash mob all'ospedale Pellegrini di Napoli, per manifestare contro gli ultimi episodi di violenza. Il sindacato dei medici e dirigenti del Sistema Sanitario Nazionale ha lanciato anche alcune richieste, dal potenziamento della sicurezza all'interno degli ospedali e nelle vicinanze, all'attivazione di efficienti sistemi di controllo agli ingressi delle strutture sanitarie, fino all'immediata denuncia da parte dei direttori generali contro chi si rende responsabile di danneggiamento o violenza. 6 milioni e mezzo di euro per la ricerca indipendente sui farmaci. È stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il bando AIFA 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia lo scorso 19 aprile e che finanzierà progetti di ricerca condotti in tre aree tematiche: malattie rare, studi clinici controllati comparativi, cellule CAR-T. Le domande, rigorosamente in lingua inglese, dovranno essere inviate online entro e non oltre le ore 18 del 30 luglio 2019. Scoperta da ricercatori dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova una nuova causa di epilessia e autismo infantile, in collaborazione con il premio Nobel per la medicina James Rotman. Grazie a tecnologie di analisi genetica di nuova generazione, hanno identificato mutazioni in un gene chiamato VAMP2. Gli effetti di tali mutazioni sono stati studiati su un gruppo di bambini con autismo, epilessia resistente ai farmaci, disturbi del linguaggio e disordine del movimento. L'importante risultato è frutto di una sinergia tra scienziati del Gaslini e colleghi dell'Università di Londra.